Questa è la Luxison, è la nostra macchina di climatizzazione e di ricambio dell'aria, è una macchina completamente a scomparsa, quindi sia l'unità che tradizionalmente veniva chiamata unità esterna che l'unità tradizionalmente chiamata interna vengono completamente nascosti all'interno dell'involucro edilizio. Quindi da questa parte abbiamo quella che era tradizionalmente chiamata unità interna, che noi definiamo unità trivalente in quanto ci permette di generare caldo, freddo e ricambio dell'aria. Nella parte superiore invece abbiamo integrato con una cover estetica tinteggiata la diffusione dell'aria, l'unità di diffusione dell'aria. Attraverso quelle feritoie viene aspirata l'aria e viene immessa l'aria, quindi trattata, riscaldata o raffrescata a seconda delle esigenze, unitamente all'aria di ricambio, quindi all'aria di rinnovo. L'aria di rinnovo viene prelevata dalla griglia esterna, in questo caso abbiamo un'unica griglia esterna. Dietro la griglia abbiamo suddiviso opportunamente tutta la parte di separazione dell'aria per quanto riguarda la parte di VMC e la parte di climatizzazione. L'aria viene appunto di rinnovo, viene aspirata da qui, passa attraverso il modulo di ricambio dell'aria, viene filtrata, viene recuperato il calore e viene immessa sempre dal diffusore, dall'unità di diffusione dell'aria. In questo pannello possiamo vedere appunto la parte in cui viene estratta l'aria viziata. Questo pannello è facilmente rimuovibile magneticamente per consentire un agevole cambio del filtro della parte di VMC. Parliamo di una macchina da 1,6 kW di potenza termica, 1,8 kW di potenza frigorifera nominale, abbiamo un ER stagionale di 6,1 e un COP stagionale di 4, quindi questo ci permette di essere in classe A++ in raffrescamento e in classe A+ in riscaldamento, quindi con delle ottime prestazioni. Il recupero di calore arriva sino al 90%, comportate sino a 70 metri cubi ora. Come si può vedere in questa installazione tipo, il nostro sistema permette un'integrazione completa in quello che è l'interior design dell'ambiente. Infatti qui abbiamo mimetizzato completamente la cover dell'unità trivalente, è una cover che può comunque sempre essere rimossa per eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, anche se a primo impatto non è visibile, è completamente integrata con la parete, così come la cover dell'unità di diffusione dell'aria, in cui possiamo vedere solo le aperture necessarie per un'ottimale diffusione dell'aria trattata e rinnovata. Oltre alla versione di macchina con l'uscita nella spalla della finestra, del foro finestra, è possibile installare la macchina in un punto qualsiasi di una parete perimetrale utilizzando le uscite delle griglie dell'uscita in facciata.